prima reazione ufficiale della Procura di Rimini dopo la notizia arrivata nella notte della riapertura dell'inchiesta sulla morte di Marco Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004 in un albergo della città romagnola. Il procuratore riminese Giovagnoli, non entrando nel merito, ha sottolineato che verranno approfondite le carte presentate dai familiari e dai loro avvocati. In più, tutto ciò verrà messo a confronto con l'esito del processo di allora. Per i legali della famiglia, l'ipotesi è che il ciclista morì in seguito ad aggressioni, picchiato nella sostanza e costretto ad ingerire sostanze stupefacenti, e non per un decesso accidentale, come stabilirono le indagini di allora. Si riapre clamorosamente a 10 anni di distanza il caso della morte di Marco Pantani. Il ciclista romagnolo venne trovato morto il 14 febbraio 2004 in un albergo di Rimini. Le informazioni dell'epoca dissero che la causa fu la presenza di sostanze stupefacenti nella sua camera. La Procura di Rimini ha deciso di riaprire quell'indagine poiché ha accolto una nuova perizia sollecitata dalla famiglia e realizzata dal professor Avato, il cui sostiene che Pantani sarebbe stato aggredito e picchiato, costretto a bere la cocaina che gli fu ritrovata nell'autopsia. Inoltre ci sarebbero state l'alterazione del cadavere e dei luoghi. In sostanza, Pantani fu ucciso da altre persone e non per un decesso naturale.